Forcella, quartiere di Napoli che celebra Dante con due importanti iniziative che per l'appunto portano il sommo poeta in uno dei territori più delicati della nostra città in occasione dei 700 anni dalla morte di Alighieri. Quali queste date? La prima il 17 novembre, mercoledì, laddove si terrà l'iniziativa Dante a Forcella, Dante per tutti, e che oggi presentiamo in compagnia di Giuseppe Perna, presidente dell'associazione Annalisa Durante. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. E invece da sabato 13 ha preso il via la mostra 700 volte Dante Alighieri a Forcella, un evento promosso dall'associazione Mano all'Arte che presentiamo oggi con il presidente Edoardo Miguel Salzano. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Dunque, Dante è protagonista e Dante si perde nella selva oscura tra pericoli e belve. Esatto, i ragazzi della terza C dell'Istituto Comprensivo Adelaide Ristori, insieme al patto locale per la lettura Reading Forcella, hanno ideato questa riscrittura del primo canto dell'Inferno della Divina Commedia, immaginando Dante passeggiare per i vicoli oscuri e, diciamo, trovandosi in difficoltà, indietreggia, così come racconta Dante nella reale Divina Commedia, e viene soccorso dal Virgilio di turno, che in questo caso è Annalisa Durante, quest'angelo che è vittima innocente di Camorra e che cerca di dare agli abitanti del quartiere messaggi di vita e di bene attraverso le opere della nostra biblioteca, della nostra associazione, e cerca, diciamo, di salvare Dante e di indicargli in qualche modo la giusta strada, la strada giusta, la strada del bene. Tra l'altro, sì. Dante, quella che è stata per la sua visione escatologica, non la Divina Commedia, diventa perfettamente calzante anche per il luogo di Forcella, un luogo molto delicato, e ancora più calzante è il simbolo di angelo di Annalisa Durante, che sicuramente può accompagnare, no? Tutti coloro che intraprendono probabilmente la via oscura per trovarvi poi la luce. Esatto, e questa esperienza è stata fatta con dei mesi di attività, di preparazione, di laboratori svolti in biblioteca, dove i ragazzi si sono cimentati proprio nella comprensione del testo della Divina Commedia, nell'elaborazione di dialoghi immaginari tra Dante ed Annalisa, e sono riusciti, diciamo, a scrivere questa cosa che è stata pubblicata in questo volume Dante a Forcella, pubblicata da Guida Editori, che verrà consegnato durante la sfilata domani, appunto, alla popolazione che parteciperà all'evento. Tra l'altro, Dante diventa protagonista anche di un'altra importante iniziativa che, per l'appunto, ricordavo, ha avuto il via sabato 13 novembre ed è titolata per l'appunto 700 volte Dante Alighieri a Forcella. Protagonista per la mostra e la location, possiamo dire, no? Dell'ex istituto della Real Casa Santa dell'Annunziata di Napoli, anche perché diventano i luoghi simbolo del quartiere, protagonisti di tale percorso e protagonisti anche delle cantiche declamate per l'appunto da Dante. Sì, sì, abbiamo deciso di utilizzare alcuni dei luoghi più importanti del quartiere, non solamente di Forcella ma anche della Maddalena, dove si trova la Real Casa Santa dell'Annunziata, di modo da farli venire fuori, farli uscire un po' dalla selva oscura di un quartiere che è poco protagonista dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, legandoli a alcuni personaggi della Divina Commedia importanti come Paolo e Francesca, anche più conosciuti in realtà, come Ulisse, Pia dei Tolomei, il Conte Ugolino, magari. Il Conte Ugolino, sì, che hanno posato in alcuni luoghi di questa, del quartiere, tra cui il Cippo a Forcella, famosissimo, la chiesa di Sant'Agostino alla Zecca e così via, e sono esposte le fotografie con la spiegazione naturalmente di alcune cantiche e dei luoghi presi in considerazione all'interno della Real Casa Santa dell'Annunziata, precisamente del Salone delle Colonne, al primo piano dell'ex istituto del Brefotrofio, e lì si possono ammirare i pannelli didascalici che raccontano un po' questa idea che abbiamo avuto di legare Forcella, alcuni luoghi del quartiere, a dei personaggi molto conosciuti, molto importanti della Divina Commedia. Sì, intanto, ecco, Mano all'Arte mostra 700 volte Dante Alighieri a Forcella, ma Forcella oggi è ancora una selva oscura? Diciamo che piano piano, con l'attività delle associazioni del quartiere, la nostra, con i padri,
parroci, con chi predilige e ama questo, il quartiere, sta piano piano uscendo fuori, sta cacciando un po' la testa fuori dal sacco sta facendo rete soprattutto, di modo che quella che Dante individua come una selva oscura possa essere invece un prato, un giardino, una strada invece ricca di fiori, di piante, di germogli, di verde e di, attraverso la cultura, attraverso un po' il turismo e attraverso l'attività che stanno intraprendendo le associazioni, anche i commercianti del quartiere. Le associazioni, lei ha utilizzato una parola che spesso stiamo utilizzando ultimamente, fare rete da parte delle associazioni sul territorio, quanto può essere sufficiente, può bastare questo o ancora necessita l'intervento da parte delle istituzioni sul territorio? Le istituzioni sono necessarie perché quello che fanno le associazioni non è sufficiente per modificare l'assetto, diciamo, di vita sociale e ambientale del territorio, certamente fare rete dà una marcia in più, cioè ci consente di arrivare dove da soli non riusciamo, e quindi il lavoro sinergico che c'è oggi con le associazioni, la rete Forcella, il patto locale per la lettura sono evidenti dimostrazioni che questa è la strada da intraprendere. Questa è la strada da intraprendere e da percorrere nonostante le difficoltà o le varie belve, no, che si incontrano e che attraverso l'aiuto di un angelo possiamo sicuramente superare. Lei cosa ne pensa in merito? Quanto può essere fondamentale la cultura instillare nelle giovani menti, nelle nuove generazioni, l'importanza di apprendere attraverso la cultura quelli che sono i valori, i validi insegnamenti, insomma il rilancio di Forcella secondo lei da dove passa? Noi per quella che è la nostra esperienza, ovvero un'associazione di promozione sociale a attività turistica soprattutto e culturale, facciamo della cultura, un po' del turismo, quelle che è la chiave di volta un po' per promuovere e per valorizzare non solamente i beni culturali ma anche le persone che vengono a conoscere la Real Casante dell'Annunziata, dove si trova la Ruota degli Esposti, e il quartiere allo stesso modo. Abbiamo fatto di questo un nostro mantra e piano piano stiamo avendo dei risultati, dei riscontri con la piccola comunità locale della chiesa dell'Annunziata con il parroco Padre Gigi e le famiglie che naturalmente gravitano attorno a quel luogo, e piano piano stiamo, della nostra piccola esperienza, stiamo cercando di tirare fuori dei germogli e dei semi positivi. Questo è un primo passaggio, poi tutto il resto verrà da sé, un po' con l'impegno delle associazioni, un po' soprattutto con le istituzioni e poi con chi vorrà avere una marcia in più, un riscatto e cercare di costruire il proprio futuro attraverso delle opportunità che noi metteremo in campo. Poi se saremo bravi noi, se ci sarà l'aiuto delle istituzioni, se ci saranno altre associazioni che faranno anche loro la loro parte, sicuramente un passo in più si farà, non si risolverà sicuramente i problemi del quartiere, però un passo avanti si farà. Però c'è sicuramente, presumibilmente, anche la risposta da parte del territorio. Qual è questa risposta? C'è voglia di conoscere Dante, ma al di là di Dante la voglia di fare cultura, perché nella cultura si intravede la luce verso la strada giusta da intraprendere. Sì. Questo lo posso dire anche per il lavoro che svolgono le altre associazioni, Annalisa Durante, con altre che sul quartiere sono attive, e c'è un buon riscontro da parte di chi vive il quartiere, da parte delle famiglie, da parte di comitati anche come Rinascita Forcella, che è da qualche anno che segue un po' le attività che svolgiamo chi più chi meno sul territorio, e anche le fondazioni come la Fondazione Banco di Napoli, che in questo anno e mezzo ha sostenuto le attività nostre dell'associazione, come c'è la collaborazione infatti proprio con loro per 700 volte Dante a Forcella, quindi anche loro ci mettono il proprio contributo, e le famiglie in parte rispondono, in parte no. Giovani in parte rispondono, in parte no. Naturalmente basta toccare un po' maggiormente le loro corde, e se si riesce anche per noi a fare questo lavoro, sicuramente si potranno ottenere dei risultati. Esatto, positivi. Toccare le loro corde, no? Riuscire a smuoverli, smuovere le coscienze, a sensibilizzarli. La risposta che lei invece ha notato attraverso la sua associazione da parte delle famiglie attraverso queste iniziative che oggi, ricordiamo, vedono protagonista Dante 700 anni di distanza dalla morte del sommo poeta, e che magari ritroveremo poi con altre iniziative, con un altro poeta o un'altra figura di grande valore morale. Esatto, abbiamo avviato proprio un discorso nuovo con le famiglie, grazie alla preside dell'Istituto Comprensivo Adelaide Ristori, Stefania Colicelli, e la docente Nunzia Tancovi, abbiamo
convocato i genitori insieme ai ragazzi, i laboratori li abbiamo fatti insieme e quindi la riscrittura del canto, adesso leggerò proprio qualche verso, è stata compresa e condivisa e questa dà forza ai ragazzi per, diciamo, intraprendere il loro cammino. Quale canto? Allora io leggerò due terzine soltanto perché rappresentano secondo me la risposta che noi vogliamo dare. Il canto dice: l'ultima belva, quella più cattiva, del male sembra non saziarsi mai, e più s'accresce e più si fa aggressiva. Parecchi in pasto ancora essa conta, ma il dì che il libro qui trionferà, di sé giammai lascerà più impronta. Cioè il male può veramente essere scacciato dal bene della cultura. Questa biblioteca che il papà di Annalisa ha voluto in memoria della figlia è uno degli elementi che a Forcella può generare questo cambiamento. E il libro, no? Che resta l'impronta in fioritura. Esatto, esatto. È questo. Quindi ci dobbiamo arrivare veramente in tutte le case. L'iniziativa della sfilata serve proprio per far entrare questo libro in tutte le case. Perfetto. Invitiamo quindi il contributo della società civile. Quale deve essere? Velocemente, 10 secondi il cada contributo. Uno. Da parte della società civile cosa possiamo fare noi? Partecipare. Partecipare, accogliere, sostenere, incoraggiare questi ragazzi e sostenere anche le attività del patto locale per la lettura Reading Forcella. Miguel Salzano. Sostenere e condividere quello che noi stiamo portando avanti per migliorare le nostre attività. Dunque, Dante Forcella, Dante per tutti e anche 700 volte Dante Alighieri a Forcella, Dante protagonista della cultura nel quartiere di Forcella di Napoli. Grazie a Giuseppe Perna ed Edoardo Michele Salzano per essere stati con noi. Piccolissimo break e poi di nuovo con Mattina Live.